Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale, ma quello l'avevo preso per me! Oggi, torta di mele! Quella tradizionale! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Prendiamo i posti giusti, caro mio. Lo sgabellino l'ho voluto prendere per me. Dice benvenuti qui. Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Come state, ragazzi? Tempo di Natale, tempo di cose tradizionali. E allora, anche se non è un dolce tipico di Natale, ho pensato di proporvi una torta di mele come non se ne vedono più tante qui su YouTube. Oramai tutte le torte di mele sono con la farina integrale, senza burro, con l'olio di semi. Anche io vi ho proposto tempo fa una torta di mele così, vi metto qui il link. Ma oggi che le feste di Natale si avvicinano, voglio prepararvi la torta di mele che faceva la mia nonna. La torta di mele della nonna, la torta di mele tradizionale, quella che spande il profumo di burro per casa, il profumo di mele e di cannella. Bravissima. Basta parlare perché questa intro è troppo lunga e la nonna rischia di morire una seconda volta. No. Ci vediamo di là. Ecco gli ingredienti per fare la nostra torta di mele. La classica torta di mele della nonna. Della nonna. E allora? 350 g di farina 00. 250 g di zucchero. 2 mele e mezzo. 3 uova. 160 g di latte. Diamo tutto in grammi così anche chi non ha la bilancia in millilitri può. Va bene. Poi 120 g di burro fuso, un cucchiaino di essenza di vaniglia e una bustina di lievito per dolci e naturalmente un pizzico di cannella, la grattugiata di una buccia di arancia bio e 3 cucchiai circa di marmellata di pesca. Cominciamo subito. In un frullatore, io ho il mio mitico blender, metto 3 fette di mela, cioè taglio la mela a metà e ne prendo 3/4, 3 fette di 4 mele in cui avevo diviso la mela. Verso tutto il latte, quindi 3 pezzi, dividi la mela in 4. Divido la mela in 4 e 3 pezzi li metto. Brava, no, 3 mele di 4 mele. No. Le tre uova. 3 di 3 uova. Quindi 3 pezzi di mela, 3 uova interissime. Poi? E poi metto dentro un cucchiaio di marmellata di albicocche e diamo una prima frullatina. Data la prima frullatina, aggiungiamo lo zucchero, voilà, e il burro fuso, non incandescente, tiepido, quasi a temperatura ambiente. Seconda frullatina. Una volta frullato il tutto, versiamo i nostri liquidi all'interno di una bella ciotolina. A questo punto, con un setaccino, a poco aggiungiamo la farina al composto dei liquidi e amalgamiamo man mano che versiamo la componente pulvirulenta. Io adesso, per non dimenticarlo, non per altro, aggiungo anche il lievito alla mia farina. Ok, in modo che tutte le polveri vengano versate insieme nella boule. E sul finire aggiungo anche il pizzico di cannella. Questo non vi dico la quantità, è assolutamente a piacimento. E da ultimo il cucchiaino, ma abbondiamosi, di essenza di vaniglia.
Ancora manca un ingrediente, direi fondamentale, ma lo mettiamo per ultimo, oltre che le mele ovviamente. È il momento di una buona scorzetta d'arancia, mi raccomando, non trattata. Io la grattugio al contrario per vedere di non portarmi via anche il bianco, che darebbe amarostico e basta. Mi raccomando, se volete vedere ancora tante ricette di Cuorina K, trovate le playlist divise per argomenti, giusto? Vi aspettiamo su Facebook. Brava. Con tante ricette ogni giorno per imbandire la vostra tavola di felicità. Sì. Cliccate adesso sulla pagina Facebook, trovate il link qui giù in box informazioni. Vi aspettiamo numerosi, la pagina Facebook è attivissima. Recuperiamo tutto il buono della nostra arancia e mescoliamo ben bene. Bene, mettiamo da parte, è l'ora di tagliare le mele. Prendiamo la mela un quarto che è rimasta, naturalmente dopo averla lavata, e sbucciamola. La taglieremo a fettine sottili. Ecco. Così. Quindi tutti gli spicchi che avremo li taglieremo così, a piccole fettine sottili. Fatto ciò, prendiamo un cucchiaio di marmellata di pesca, mettiamo un goccino d'acqua e poniamo in microonde per, ragazzi, 30 secondi. Una volta riscaldata, mescolate bene, giusto per dare una consistenza più liquida alla marmellata, perché ci servirà per metterla tra le mele sulla copertura della torta. Allora, come prima cosa, ovviamente, versiamo il contenuto della nostra ciotola. Adesso, a poco e con molta leggerezza, poggiamo le fettine una accanto all'altra. A questo punto spennelliamo la nostra confettura sulle mele. No, ma è troppo bella questa cosa. Quanto vorresti essere la mela? Io sono quello che la mangia, quindi meglio ancora. Te la passi meglio. E queste qua che sono avanzate le posso mangiare? Non so. Ah. Senti, ma il Dyson l'hanno progettato su un tuo prototipo? Mm-hmm. Ah. Se non vi piace la confettura di pesche, potete utilizzare quella di albicocche, anche di pere ci sta bene, o di mele. Adesso sfiocchettiamo sulla torta qualche pezzettino di burro. La sfiocchettatura è necessaria per fare venire una torta coi fiocchi. Ah, che battuta veramente. No? Sì, sì, come dici tu. E adesso in forno a 180 gradi, forno ventilato, nella parte medio-bassa del forno. Io cuocio sempre con una leccarda d'acqua sotto per avere una cottura più lenta, ma sicuramente più dolce. Metterò in forno la torta coprendola con una cupolina di alluminio in modo che cresca dolcemente, lentamente. E questa torta sta così in forno per 50 minuti. 180 gradi, forno misto, quindi elettrico, quindi statico e ventilato assieme, parte medio-bassa del forno con leccarda del forno piena d'acqua al di sotto. Bene, ci vediamo tra 50 minuti circa, ma fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è a sé. Volevo aspettare domani mattina per tagliarla, ma c'è un certo bimbo che ne vuole una fetta e allora approfittiamone subito per vedere com'è venuta. Mmm, che bella! E voilà! Se volete, guarnitela con lo zucchero a velo. Io preferisco lasciarla così per assaporare proprio i sapori della marmellata che ho messo su. Tagliamo una fetta. Tagliamo una fetta. La guardate come fuma. Guardate. Bellissima. Che bella. Che colore. Un impasto bello fitto, ma nello stesso tempo mi sto ustionando.
morbido morbido, e un profumo di mela che non vi dico, veramente veramente buona. Una torta da prima colazione eccezionale, da merenda eccezionale, da inverno eccezionale. Bene, basta con le tue elencazioni, andatela a preparare, se non la preparate siete delle teste di mela. No, provatela, guardate il fatto che io metto le mele ad incastro come scendono dopo. Buonissima, la mela è dentro, è frullata insieme agli ingredienti. Assaggiate e poi mi direte. Noi ci vediamo dopo, ciao. Visto che bella la nostra torta di mele, e vi dico veramente, questa è quella che era la mia merenda da bambino. La merenda da bambino. Bene, quindi un bacio alla nonna. No, salutiamo la nonna, sì, e ringraziamo la nonna per questa ricetta che ci ha lasciato sul papiro, giusto? Come hai fatto a capire i geroglifici? Brava, brava anche tu, e quindi mi raccomando, preparate questa ricetta e condividetela. Aiutate il canale a crescere, perché è un canale che se lo merita, è veramente. E venitevi a iscrivere su Facebook. Ciao. Vi aspettiamo con tante ricette ogni giorno. Quindi, ragazzi, buona torta di mele tradizionale a tutti, per rendere speciale ogni giornata. Noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tovaglie. Ciao!